Luciano Ricci, oddio, Mobility Manager di TIM. Una domanda per il professor Carteny. Prima, rispondendo alla domanda del collega, ha detto che una delle difficoltà che ha trovate per l'attuazione del carpooling era legata anche allo, diciamo, scarico di responsabilità ai fini assicurativi nel caso in cui qualcuno avesse dei danni personali o facesse dei danni alla vettura del trasportatore. Siccome noi stiamo cercando di implementare anche nella nostra azienda una soluzione del genere, e la problematica che ha aperto è molto interessante, basta una semplice lettera di scarico di responsabilità, qualcosa nella policy di adesione al carpooling, o c'è qualche strada specifica da seguire? Ah, e comunque complimenti per l'ottimo lavoro, perché una gestione così radicata nel territorio è fenomenale. Grazie per i complimenti, rispondo velocemente. Sì, basta una lettera di scarico di responsabilità scritta a dovere. Ci stanno varie pagine che, quando uno flegga, diciamo, accetto prima di entrare, scritta da avvocati che non hanno avuto poche difficoltà a farlo, però. Ok, allora, senza voler rubare tempo alla tavola rotonda, io avrei una domanda per un minuto come risposta al dottor Patella. Ci ha illustrato tutto il lavoro, l'analisi che è stata fatta e le proposte. Avete interloquito con i decisori politici, i pianificatori dell'area? Quindi concretamente come procederete? Questo intervento, questa circostanza è un buon inizio per incominciare a farci sentire. Io credo sì che l'organizzazione dei mobility manager in rete, e per quanto riguarda la parte di Roma 3, la cui mobility manager era dottoressa Angelelli, si stia muovendo per avanzare delle serie proposte e per ottenere quelle facilitazioni d'area che ho esposto prima, come parcheggi dedicati per il car sharing, presenza di rastrelliere e diciamo, per sollecitare i mobility manager delle varie aziende a attrezzarsi con delle facilitazioni per l'utilizzo della bicicletta, parcheggi interni, docce, spogliatoi, perché quella veramente è risultata una delle discriminanti per promuovere la mobilità ciclistica. Bene, grazie, ci fa piacere sentire che il discorso è aperto. Allora, io prima di lasciarvi alla tavola rotonda vi do due informazioni di servizio. Le slide dei relatori sono disponibili sul sito ISPRA nella pagina dedicata all'evento, saranno il tempo di caricarle e renderle disponibili, e poi se prima di lasciare l'evento potete compilare la scheda con il vostro feedback all'esterno, dove c'è il tavolo degli accrediti. Quindi ringrazio i relatori e lascio la parola ad Agnese Cecchini per la tavola rotonda, che insomma mi sembra ricca di spunti da affrontare. Grazie.